Vediamo ora il primo esperimento fatto con il reticolo di diffrazione utilizzando il laser rosso, la penna laser da 0,650 micrometri. Inviamo la luce laser prima attraverso il reticolo di passo 1 micron, cioè il reticolo da 1000 righe al millimetro, e poi attraverso l'altro reticolo da 500 righe al millimetro che ha il passo di 2 micron. Questi disegni sono fatti in scala e si vede che il passo del reticolo è di poco più grande della lunghezza d'onda della luce laser. Vogliamo calcolare l'angolo d'uscita dei raggi che vanno a creare i puntini luminosi sullo schermo grazie alla loro interferenza costruttiva. Cominciamo con il primo massimo luminoso, laterale ovviamente perché all'angolo d'uscita a 0 gradi, cioè verticalmente, già sappiamo che si forma il massimo luminoso centrale, in quanto i raggi escono tutti quanti e camminano in fase. Dunque cerchiamo l'angolo alfa 1 che produce una differenza di cammino delta pari a una lunghezza d'onda. Le formule sono sempre le stesse tre e per ricavare la posizione dei massimi luminosi xn utilizziamo questa formula. Questa, quindi ricaviamo xn uguale d tangente di alfa n. In questo esperimento d, la distanza tra il reticolo e lo schermo, è di 16,5 cm. Per poter calcolare la posizione dei primi, dei secondi, dei terzi e così via, massimi laterali, è necessario conoscere gli angoli alfa 1, alfa 2, alfa 3 e così via. Perciò utilizziamo le altre due formule, queste due, che esprimono la differenza di cammino. Ricordiamo qual era il loro significato fisico. Delta uguale n lambda era la condizione per avere l'interferenza costruttiva, cioè la differenza di cammino, indicata da questo tratto viola, deve essere un numero intero di lunghezze d'onda, qui per esempio 2. Delta uguale d sen alfa n invece rappresenta come calcolare questa differenza di cammino in funzione del passo d e dell'angolo alfa n. Infatti delta è il cateto opposto all'angolo in questo triangolo rettangolo e quindi delta, cateto opposto, si calcola prendendo l'ipotenusa, che è il passo d, per il seno dell'angolo opposto. Infine ricordiamo anche la prima formula, dice che la posizione in cui si formano i massimi laterali, i puntini luminosi, per esempio x2, che è questa distanza qui, è il cateto opposto rispetto all'angolo alfa 2 e dividendo il cateto opposto diviso il cateto adiacente, che è la distanza tra il reticolo e lo schermo, quindi d maiuscolo, si ottiene la tangente dell'angolo. Torniamo ai calcoli e dal confronto di queste due formule otteniamo il valore di seno di alfa n lambda fratto d. Conosciamo i valori perché conosciamo la lunghezza d'onda, conosciamo il passo del reticolo e quindi possiamo calcolare l'angolo alfa n. Una volta calcolato l'angolo, lo sostituiamo qui e attraverso la formula d tangente di alfa n possiamo calcolare dove stanno i puntini luminosi. Ora che abbiamo visto il procedimento generale, cominciamo con n uguale 1 e andiamo a cercare quindi la posizione del primo massimo laterale, che sarà di 14,1 cm. Dobbiamo porre n uguale a 1 in tutti i calcoli. Qua per esempio una lambda su d. Qua possiamo fare meglio il confronto. Sen alfa 1 uguale 1 lambda su d è questa formula qua, da cui ricaviamo il valore di seno alfa 1 e quindi l'angolo di 40,5 gradi, facendo la formula inversa all'arcoseno di 0,650. Poi andiamo a sostituire questo alfa 1 nella formula di x1. Prima calcoliamo la tangente di alfa 1 e quindi x1 è d per la tangente di alfa 1. Questo disegno in scala fa vedere l'angolo di 40,5 gradi, che è l'angolo adatto affinché la differenza di cammino tra un raggio e l'adiacente, cioè tra un raggio e il successivo, cioè questa disegnata in viola, sia esattamente di una lunghezza d'onda, come infatti si vede da questo disegno. Questa differenza di cammino è 0,650 micrometri. Adesso andiamo a cercare il secondo massimo luminoso laterale per n uguale a 2. Svolgiamo gli stessi calcoli di prima, mettiamo 2 lambda e viene seno di alfa 2 uguale 1,30, cosa che non è possibile perché sappiamo che il seno di un angolo non può mai superare il valore 1, quindi non esiste questo angolo alfa 2 e di conseguenza non esiste il secondo massimo laterale né a destra né a sinistra. Questa cosa si spiega intuitivamente con il fatto che anche aumentando l'angolo alfa 1
l'angolo alfa fino a fargli raggiungere l'inclinazione di 90 gradi, tanto la differenza di cammino delta non potrà mai diventare 2 lambda, cioè non potrà mai diventare 1,30 micrometri. Infatti, anche se i raggi uscissero orizzontalmente con un angolo di 90 gradi, la differenza di cammino tra un raggio e l'altro al massimo potrebbe essere uguale al passo del reticolo, cioè un micrometro, un micron, e non 2 lambda, 1,30 micron. La situazione è mostrata in quest'altro disegno, dove si vedono questi raggi che escono a 90 gradi, eppure la differenza di cammino che si può realizzare al massimo, delta max, è pari al passo del reticolo, 1 micron. Quindi non è possibile realizzare differenze di cammino delta di 2 lambda. Impossibile realizzare delta uguale 2 lambda neanche con gli angoli di 90 gradi. È per questo motivo che non esiste questo angolo alfa 2 e di conseguenza non esiste neanche il massimo laterale x2. Realizziamo adesso lo stesso esperimento con l'altro reticolo, quello che ha il passo doppio, da 2 micron. Grazie alla maggiore distanza fra le fenditure, per realizzare una differenza di cammino di 1 lambda, adesso sarà sufficiente inclinare i raggi d'uscita di un angolo alfa 1 minore dell'angolo alfa 1 di prima. Come si vede infatti da questo disegno, per realizzare una lambda di differenza di cammino uguale a questa, l'inclinazione dei raggi deve essere minore, perché si sfrutta il maggiore passo del reticolo. Vedremo che l'angolo sarà di 19 gradi, contro i 40,5 precedenti. I calcoli sono identici a quelli fatti con il reticolo con il passo più stretto. Poniamo sempre n uguale a 1, quindi l'angolo alfa 1 che corrisponde al primo massimo laterale. L'unica differenza è che prima il passo era di 1 micron, adesso è di 2. Di conseguenza il seno dell'angolo vale la metà di prima e l'angolo vale 19,0 gradi. Andando a sostituire nella tangente e poi andando a trovare la posizione x1, troviamo che è più stretto questo massimo laterale rispetto al caso di prima e sono soltanto 5,7 cm contro 14,1. Questo accade appunto perché l'angolo d'uscita è più stretto, quindi questi massimi laterali sono più vicini al massimo centrale rispetto al caso di prima. Ora andiamo a cercare il secondo massimo laterale, cioè la seconda coppia di puntini luminosi a destra e a sinistra. Stessi identici calcoli procedimento di prima. Mentre prima non trovavamo l'angolo perché veniva il seno maggiore di 1, adesso non è così, viene un angolo di 40 gradi e mezzo e una posizione di questi secondi massimi laterali di 14,1 cm di distanza dal centro. La figura è questa qua e si vede che aumentando l'inclinazione di questi raggi luminosi da 19,0 a 40,5 gradi si riesce a ottenere una differenza di cammino tra i due raggi che è esattamente di 2 lunghezze d'onda. Ora ci possiamo chiedere se esiste anche la terza coppia di massimi laterali, cioè x3. Dipende se si trova un angolo alfa 3 capace di rendere questa differenza di cammino di 3 lambda. 3 lambda corrisponde a 1,95 micron e il passo del reticolo è 2 micron. Quindi 3 lambda ci stanno dentro il passo del reticolo. Ci stanno per poco, 1,95 micron contro 2, quindi ci stanno per poco ma ci stanno. Quindi vuol dire che per un angolo di inclinazione, magari anche molto vicino a 90 gradi, però si riesce a rendere la differenza di cammino fra i raggi pari a 1,95 micron, cioè a 3 lambda. E infatti l'angolo è questo, vedremo tra poco con i calcoli che è di 77,2 gradi. La differenza di cammino che si forma è infatti esattamente 3 lambda. Quindi prima di vedere i calcoli, ripetiamo qual è il criterio per capire se la terza coppia di massimi luminosi si vede oppure no, cioè x3. Il criterio è di calcolare 3 volte lambda e confrontarla con il passo del reticolo. Siccome 3 volte lambda è minore del passo del reticolo, allora 3 lambda si possono realizzare. 4 lambda invece non si potranno realizzare, perché 4 lambda corrispondono a 2,60 micron e il passo del reticolo è di 2 micron soli, quindi non può contenere 4 lambda. Quindi i 4, cioè i quarti massimi luminosi, cioè la coppia dei quarti massimi luminosi, non esisterà. Qui ci sono i calcoli fatti per n uguale a 3.
si sostituiscono tutti questi due con i 3, quindi alfa 3, 3 lambda e così via, 1,95 micron sono i 3 lambda. Sen alfa 3, questo rapporto è 0,975, è quasi 1. E infatti l'angolo è prossimo a 90 gradi, 77,2 gradi. Calcolando la tangente e poi moltiplicandola per 16,5 cm, si ottengono 72,4 cm, che è la posizione del terzo massimo laterale a destra e a sinistra rispetto al centro. Con questo file Excel possiamo eseguire i calcoli in automatico. La nostra laser pen ha una lunghezza d'onda di 0,650 micron, cioè 650 nanometri, e la distanza tra il reticolo e lo schermo è 16,5 cm in tutti i casi. All'inizio partiamo con il reticolo da 1000 righe al millimetro e passo da 1 micron, e poi passiamo al reticolo da 500 righe al millimetro e passo da 2 micron. Cominciamo dal reticolo di passo 1 micron e cerchiamo il primo massimo laterale. I calcoli automatici ci danno l'angolo di 40 gradi e mezzo e la posizione del primo massimo laterale 14,1 cm, come avevamo trovato con questi calcoli. Lasciando il reticolo da 1 micron di passo, andando a cercare il secondo massimo laterale, il seno viene 1,3 e quindi non esiste l'angolo e non esiste neanche il secondo massimo laterale. Questo è il messaggio d'errore che dà Excel quando non è in grado di calcolare l'angolo che ha per seno 1,3. Ora passiamo all'altro reticolo, quello da 500 righe al millimetro, cerchiamo il primo massimo laterale, ritroviamo i valori calcolati prima, seno 0,325, l'angolo 19 gradi e 5,7 cm la posizione del primo massimo laterale. Questi sono i valori che avevamo trovato prima, gli stessi di ora. Con n uguale 2 adesso troveremo di nuovo con Excel 40 gradi e mezzo e 14,1 cm. Ecco qua infatti, con n uguale 2, secondo massimo laterale, 40 gradi e mezzo, 14,1 cm, e con n uguale a 3, terzo massimo laterale, troviamo 77,2 gradi, 72,4 cm la posizione. Così come calcolato prima, ecco qua i calcoli. Infine queste sono le immagini, le fotografie dell'esperimento realizzate dagli studenti. Questo è con il laser rosso e con il reticolo da 1000 righe al millimetro. Questo qua è il massimo centrale e questi due puntini laterali sono i due primi massimi laterali, quindi X1 a destra e a sinistra, distanti circa 14,1 cm dal centro. Quest'altra fotografia invece rappresenta i primi massimi laterali X1 nel caso dell'esperimento con il laser rosso e il reticolo da 500 righe al millimetro. La distanza di questi primi massimi laterali abbiamo visto che è 5,7 cm all'incirca. La coppia dei secondi massimi laterali esiste, ma non è stata presa in fotografia. La terza coppia invece dei massimi laterali X3 invece non era proprio visibile perché era talmente debole che non si riusciva a visualizzare così lontana.